poi passiamo all'appuntamento che hai fatto con la ragazza che lavorava lì nel posto delle piadine. Allora, è arrivata all'appuntamento con i tacchi. Ora, già questo di per sé potrebbe bastare a finire qui. Aveva anche quell'accessorio lì nei capelli. Ora, secondo te, cioè, quando io ho visto l'accessorio nei capelli, ho detto, cioè, è fatta. Cioè, una ragazza non ci mette così tanto impegno per prepararsi se non è interessata. Ok, e poi chiaramente quando gli appuntamenti vanno male perché, te l'ho detto, cioè, le cause sono quelle: mancanza di escalation fisica, un piano logistico non chiaro e qual era la terza? Cadere nella sua realtà, quindi seguire le sue regole. Quindi sono questi tre gli errori. L'hai visto benissimo. Okay, cioè non in questo appuntamento, gli errori tipici negli appuntamenti. Quindi lei vive lontana, anche se comunque ha usato la metro per arrivare. E però comunque è un investimento, cioè il fatto che lei arrivi da lontano è un grosso investimento. Io mi ricordo una ragazza appunto che vive in Italia, un po' fuori Milano, adesso non mi ricordo, se non sbaglio anche tipo in provincia di Varese o non lo so, comunque vive abbastanza fuori Milano e per l'appuntamento veniva in macchina da fuori Milano, poi si era vestita elegante, col profumo, aveva pagato lei all'appuntamento, cioè, e poi infatti siamo andati a casa e abbiamo scopato. Cioè, che altri segnali mi servono? Già il fatto che è venuta da fuori Milano, che ha investito così tanto, cioè se va male poi è sempre causa mia, non perché, cioè lei viene all'appuntamento per scopare. Poi, tendenzialmente, ci sono errori che si commettono, che appunto poi comportano il fatto che non si arrivi al sesso. Quindi, questo qua era un grosso investimento, il fatto che è arrivata da lontano.